Microfono c'è, macchina partita, si inquadra il jack, ok? Facciamo che parla un tracker, sì! Tracking, compositing, VFX, HDR, shader, tutti termini che allontanano le persone dal nostro lavoro. Ed è un peccato perché è un lavoro fantastico e che merita maggiore fruibilità, o almeno maggiore comprensione. Il mio scopo è quello di passare da aggiungo le esplosioni nei film a dire faccio un compositor e vedere facce di persone che hanno capito, come se gli avessi detto che faccio il cameriere. Piacere, mi chiamo Daniele Tasso, in arte di Tasso VFX. Faccio il compositor, dopo ci arriviamo, e la mia missione è di spiegare come si fanno i film, ma senza termini tecnici e parlando come si magna. Così che lo potrete spiegare anche a vostra nonna facendole vedere questo video oppure ripetendo le mie parole. Se non ti interessa l'introduzione, ti consiglio di andare a questo minutaggio. Detto ciò, lavoro agli shot dei film, serie TV, pubblicità, web e chiunque ne abbia bisogno, curando magari con l'aiuto di un supervisor sul set, prendendo info come HDR, crumble, color chart, spazio colore ed altro, per poi consegnare lo shot in sequenza XR al 3D che fornirà un render in CG supportato da animazioni, texture, shading, multilayer ad hoc in una scena forse traccata per poi passarla al reparto di comp che finalizzerà lo shot con l'ausilio di roto, cleaning, matte painting, relighting, recolor con l'aiuto dei passi CG. Questa sentenza potrebbe sembrare senza senso, ma posso assicurare che per noi che lavoriamo nel settore è completamente sensata. Magari per qualcuno potrà leggermente cambiare una fase del lavoro piuttosto che un altro, in base al proprio workflow o pipeline, al quale dopo ci arriveremo. E per quanto noi ameremo alla follia poter comunicare in questo modo con le persone, chiamiamole così, di tutti i giorni, senza dover per forza fermarci a ogni parola e spiegare cosa significhi, per poi sentirci dire: ah, ma sei un grafico, potresti farmi bella in questa foto. Dobbiamo metterci una pietra sopra, perché non tutte le persone sono tecnologiche, non tutte le persone sono social, anche se in quest'ultima affermazione un po' devo ricredermi, e non tutti sono disposti a voler capire realmente cosa facciamo. Quindi ecco che arrivo io a spiegarvi ogni singola lavorazione dopo che recita un attore. Magari può aprire la mente anche a dei miei colleghi ed imparare qualche termine che non conoscono o avvicinare nuove persone a un mondo che non viene raccontato. Easy VFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Partiamo subito con il suddividere tutto il nostro lavoro in tre fasi: set, 3D e 2D. Siamo tutti VFX artist. Tutti quanti, ognuno di noi specializzato in una o più fasi delle lavorazioni presenti in grafica. Se si sapesse fare un po' di tutto, il ruolo più adatto sarebbe il generalist, che dall'inglese significa generalista, ovvero colui che sa fare tutto, anche se io personalmente lo sconsiglio, perché sapere fare un po' di tutto significa avere una pecca un po' in tutto. Non intendo essere totalmente ignoranti in tutto il resto, conoscere gli altri lavori è fondamentale per poter comunicare fra artisti, ma le competenze tecniche è meglio limitarle in poche pochissime lavorazioni. Idea personale, ripeto. Quindi ora iniziamo a spiegarvi con poche parole cosa sono le tre fasi. Set. I VFX artist sul set sono gli artisti che gestiscono tutte le scelte ed attrezzature durante le riprese, affiancando registi e direttori della fotografia. 3D sono artisti che vanno a creare ambienti, oggetti e personaggi da applicare nelle inquadrature finali. 2D sono artisti che vanno a finalizzare l'opera. Partiamo subito dall'errore o incomprensione che fanno tutte le persone che non hanno a che vedere con questo mondo. Ma allora, come si fanno questi effetti speciali? Beh, bene, noi TCVFX non li facciamo, perché facciamo effetti visivi, che sono ben diversi da quelli speciali. Ma allora, cosa sono gli effetti visivi? Qual è la vera differenza con quelli speciali? La risposta breve è che gli effetti visivi si fanno a computer, mentre invece gli effetti speciali si fanno sul set. Però la risposta più completa è la seguente. Poniamo il fatto di dover far esplodere una macchina.
abbiamo due possibilità. La si riempie di esplosivi, si accende la videocamera, magari più di una perché non si sa mai, si accende la miccia, esplode e abbiamo l'inquadratura. Ecco, quelli sono effetti speciali. La seconda via invece è un po' meno pericolosa. Si prende la macchina, non fisicamente, cioè si analizza il modello, si scolpisce e si modella in 3D e la si fa esplodere con dei programmi all'interno del computer. Ecco, quelli invece sono gli effetti visivi. Noi ci occupiamo di effetti visivi, però molto più spesso si tende a fare un miscuglio delle due cose, ovviamente dove è possibile farlo. Voglio fare un esempio di una inquadratura di un film al quale ho lavorato. In questa inquadratura questa macchina prende fuoco, ma in realtà la vera macchina prende molto meno fuoco. Ci sono alcune fiamme, ora non ricordo quali di preciso, sincero, che sono fiamme vere, probabilmente di un'auto senza motore, ed altre fiamme invece sono state aggiunte in fase di compositing. Poi ci arriveremo, ma vi anticipo, perché è una cosa che andrà raccontata più avanti nei video, essere un lavoro di composizione di immagini. Ma perché, se abbiamo la tecnologia per fare qualunque tipo di cosa, non facciamo semplicemente tutto a computer? La risposta è semplice. Innanzitutto, dal punto di vista economico, un sacco di persone perderebbero il lavoro, ma questa non è la vera motivazione. Perché quella vera è che, per quanto un'immagine al PC sia realistica, non potrà mai essere uguale alla realtà. Quindi lo scopo di un VFX artist è quello di realizzare immagini altrimenti impossibili da fare nella macchina da ripresa per migliaia di motivi. Quindi se si può scegliere se farlo a computer oppure farlo realmente, è preferibile farlo realmente, oppure farlo parzialmente ed aumentarlo successivamente, così da avere delle immagini di riferimento senza correre a studi esagerati. Quindi più un'immagine reale è reale, meglio è. Precedentemente nel video vi ho accennato due parole, workflow e pipeline. Adesso vi spiegherò che cosa sono. Innanzitutto la differenza è minima, tra workflow e pipeline c'è poca differenza, però adesso ci arriviamo. Un workflow, in inglese flusso di lavoro, è semplicemente un insieme di passi o attività che devono essere fatti per completare un compito o un processo. Ad esempio, se stai preparando una torta, il workflow potrebbe essere: prendi gli ingredienti, passo 1, poi mescoli, passo 2, poi cuoci, passo 3, e infine servi, passo 4. Ogni passo fa parte del processo per arrivare al risultato finale, termine fondamentale nei VFX. E com'è il workflow nei lavori di VFX? Io vi spiego un workflow da film, perché quelli da videogiochi non me ne intendo. Regista, supervisore e direttore della fotografia, con tutta la troupe, fanno una scena. Questa scena viene premontata dal montatore video, che abbozzerà un montaggio quasi definitivo. Quindi dividerà la sequenza in tutte le inquadrature. Queste inquadrature si sceglie cosa si dovrà fare in ognuna di esse. Poi si consegnerà a un supervisore, che dirà: ok, costa tot euro. Nelle inquadrature cui lo richiederà, verrà consegnato al reparto 3D, che effettuerà queste fasi: creazione di tutti gli oggetti virtuali, applicazione della texture, ovvero i colori delle superfici, posizionamento delle luci ed animazione. In simultanea viene consegnato anche al reparto comp, che nel frattempo farà tutte le modifiche necessarie cui non c'è bisogno di usare il 3D, come possa essere rimozioni, posizionamento di immagini o quant'altro. Poi verrà passato il risultato finale del 3D e la comp integrerà al meglio gli elementi del 3D all'interno dell'inquadratura finale, per poi rimandare le inquadrature al regista, che potrà dire sì, mi piace, oppure no, sistema questo, ed in base alla cosa che dovrà venire sistemata si dovrà rieffettuare la lavorazione a un certo punto del workflow. Pipeline, ecco, pipeline non è altro che il workflow, ma molto più specifico e lineare. Poniamo la realizzazione di questa inquadratura. Una sequenza ha tendenzialmente le stesse cose da fare, seppur in inquadrature diverse. Quindi si elegge uno shot o inquadratura principale
tendenzialmente realizzata dal capo reparto che si chiama Lead Compositor, e tutte le altre inquadrature della sequenza dovranno essere identiche, almeno per quanto riguarda il posizionamento delle cose da posizionare. Quindi il regista approva una inquadratura principale e tutti gli altri artisti la prenderanno e la faranno identica, così da mantenere tutta la sequenza lineare. Ma adesso io voglio rispondere alle domande che vengono più fatte nel nostro mondo. Fa un freddo cane e sono qui vicino a questo track che voi non vedete, ma io sì, perché qua sotto, per rispondere alle domande più fatte nel nostro lavoro. Ho chiesto a ChatGPT quali fossero le domande più frequenti riguardante il mio lavoro e sono uscite queste domande. Quali programmi vengono utilizzati? Se volete imparare a fare VFX in generale, andate di Blender, Nuke non commerciale, Houdini, DaVinci Resolve e Maya. Questi sono i programmi più utilizzati in generale fra case indipendenti e non. Poi c'è anche After Effects, ma quello costa e soprattutto non è per i VFX, ma è per la motion graphic. Poi ci arriveremo più avanti con i video. Mentre invece tutte le grandi industrie utilizzano Nuke, Maya, Houdini e ZBrush. Per i videogiochi invece non sono molto informato, ma dovrebbero utilizzare Key Unity e Key Unreal Engine. Come si imparano i VFX? Seguendo o corsi su YouTube o corsi online, oppure andando in università. Per quanto riguarda i corsi online, se proprio non volete giustamente anche spendere decine di migliaia di euro per impararlo in una università o accademia, vi consiglio quelli di Compositing Academy. E loro non mi stanno pagando, semplicemente li trovo personalmente validi. Mentre il mio percorso personale è di uno studio universitario aggiunto al mio duro lavoro. Vi immaginate se facendo tutte queste cazzate qua, poi alla fine viene tutto sfocato? Quanto tempo ci vuole per creare un effetto visivo? Dipende. Potrebbero volerci 50 minuti come 800 ore di lavoro, ma anche 57 ore, oppure 20 ore. Quanto guadagna un VFX artist? Sincero, non ne ho la minima idea, anche perché sono ancora agli inizi. I miei stipendi come assunzione adesso, giustamente non vi dirò i prezzi esatti perché non voglio fare i conti in tasca delle aziende di VFX a voi. Potete capire che non è bello sapere che un proprio dipendente sbandiera ai 4,20 lo stipendio che gli viene concesso. Quindi vi dirò solo il fatturato della mia attività indipendente da compositor e video editor. Dato che calcolo i prezzi faccio io, più il fatturato è pure unico nel sito dell'agenzia delle entrate. Quindi per quanto riguarda trovare i clienti e tutto il resto, ho dovuto fare tutto da solo. E la mia fatturazione lorda parte dai 0 euro ai... Si usano le AI per fare effetti visivi? Sì... No, forse. Adesso non linciatemi, ma io personalmente sono favorevole all'utilizzo delle intelligenze artificiali, ma attenzione, per ora non quelle generative, a meno che non vengano normalizzate, ecco. Io personalmente utilizzo 3 intelligenze artificiali principali, poi ce ne stanno tante di contorno che avrò utilizzato una volta e poi mai più. Switchlight per fare del relighting, ovvero ricostruire le luci, con cui ho fatto questo esperimento. Copycat per fare roto, più o meno, oppure per rimuovere oggetti durante la notte, mentre io dormo. Per di più smanettoni, perché è un'intelligenza artificiale, diciamo, che viene allenata, che deve venire allenata. Quindi la lascio andare durante la notte, mentre io dormo. E infine Leonardo AI, che è sì, generativa, però non la uso da inserire nelle mie opere, ma io la uso come reference. Magari metto il mio prompt e dico ambiente notturno in acqua e da lì faccio le luci che devo fare. Ora tocca all'ultima domanda, ma soprattutto perché sono lontano dal microfono? Perché sono scemo, ecco perché. Sushiga, Skidesuka? Toyota, Mitsubishi, Sashimi, Nagasaki, Ichi, Yamaste, Yujino Kinyuokure, Marco, Tempura, Mawashi, Geninosi Managinamade e video è finito. Ringrazio tutti quanti per aver visto questo video e ringrazio anche la mia cara amica Fefa Art, che vi consiglio di andarla a seguire, che ha prestato la sua voce per fare le domande alle quali ho risposto. Detto questo, adesso lascio tutti i crediti e tutti i video ai quali ho attinto per fare il montaggio e quindi, detto ciò, grazie mille e ci sentiamo al prossimo episodio.